questa, dove sei questa sala, mia madre ci lavorava da sarta, da sarto, mia sorella aveva 4 anni più di me, era da sarta, mia sorella da giovane, mia madre faceva da uomo, faceva più che altro. Qui di fianco, prima il segretario comunale e il figlio stavano assieme sopra il comune da adesso, ma in alto, era tutta un'altra roba. Comunque, questo c'era una macchina, un'automobile. Allora le macchine erano in Santi Borno 4-5, non erano tante. Quando metteva in moto, io lasciavo tutto, sentivo da qui, l'ho messo in moto. Quanti anni avevi, Giuseppe, a quell'epoca? Ma quella volta io ho cominciato. Ragazzino. Ragazzino, perché se, allora i ragazzini lavoravano, dovevano imparare, allora come fai a imparare? La campagna aveva un modo suo di insegnare, ma se no l'artigiano incominciava da piccolo a cominciare a fare le prime cose. E così, comunque, questo qui mi metteva in moto, io mettevo tutto da parte, andavo giù, assistevo, ho imparato lì, ma ogni volta, tutti i giorni, quel cantiere io lasciavo tutto, la curiosità di farlo. Sono del 16, finisco i 100 anni a maggio, sono andato militare a 20 anni e un mese e mezzo. Il primo febbraio del 37 ero militare. E sono andato militare perché sempre attraverso la macchina che mettevano in moto, curiosità, arrivata all'età del militare, per non andare in fanteria, che loro fanteria era a piedi, non ci aveva mezzi come oggi, è tutto un altro mondo, e per non camminare, per andare in macchina, sono andato a scuola guida a Fossombruno, ho preso la patente, comunicato al distretto la patente e ci hanno subito chiamato, manco un mese da che avevo spedito la domanda di presentazione della patente, ma ci hanno chiamato militare. E così sei partito. Sono partito, ma ci hanno anche tenuto, poi è arrivata la guerra, del 37 non c'era, è arrivata la guerra del 40, perché gli autisti erano pochi, oggi tutti... si prende la patente i giovani non appena hanno finito la scuola, prende la patente perché dopo ci avrà la macchina, ma allora le macchine chi le aveva, chi aveva possibilità, e l'ho preso presto a 20 anni perché c'avevo la prospettiva del militare, e il distretto mi ha subito chiamato perché avevo comunicato che avevo la patente. Che erano pochi all'epoca ad avere la patente, tanto se avevi la macchina potevi fare la patente. Ma di solito eravamo io e un altro, che avevamo la stessa idea, e così avevo incominciato, anche lì rifatto il corso della patente, l'istruzione, perché loro non è che dicono c'è la patente, sai fare, io voglio vedere, ti fa le... ti fa un corso per la patente un'altra volta. Una volta l'ho fatto, insomma, comunque ho fatto il corso un paio di volte sotto la vita militare, e ho imparato ancora, sempre con piacere, perché il sapere fa parte della curiosità. Il sapere non prende spazio, si dice. Vero? E dopo gli anni della guerra com'erano? Io la guerra, più che la guerra del fronte, non l'ho fatta. Avendo la patente portavo la merce, quello che serviva per gli apparecchi, se andava in stazione si caricava, era l'autobotte per la benzina e altre cose che servivano ai barchi. Il clima, quello della guerra, comunque si sentiva, no? Quel periodo il che erano anni duri. Il giorno stesso del 40, del 40. Il giorno stesso del 40 l'Italia ha dichiarato guerra alla Francia, poi la Germania era alleata, ha dichiarato guerra alla Francia. Alla sera i francesi ci sono venuti a trovare per le congratulazioni, ci hanno buttato le bombe,
prima i razzi hanno illuminato bene e poi sono cadute le bombe incendiarie. Su Torino, sul campo da Veneria, che era diciamo 10 chilometri, e così la guerra è incominciata. Anche se le bombe cadevano, poi mi sono trasferito a Torino, sotto la caserma c'era il rifugio, e questo rifugio, se cadevano proprio sopra, si trovava. Caduta la più vicina è stata come era qui, non so dove sta Giuliano, Costantini, sì, sì, sì. Ma ha stronato tutto. Finché senti nella guerra le bombe, finché senti il fischio, perché quando cadono giù la velocità fischia, boom. Quando senti il fischio non è sopra te, quando è sopra te non senti il fischio. Non senti. Così mi hanno detto, perché mi è mai caduto addosso. Ma allora te ne accorgi perché la vedi? La senti più, se sei nel rifugio. I proiettili li ho visti con la guerra, quanto io dopo, io, col tempo, è passato, perché questo qui è stato il 40, a casa siamo noi del 43, siamo scappati tutti il 43, e li ho visti passare, perché il proiettile del cannone, la velocità non lo so, non è... è visibile il cannone, la palla. Mi ricordo che era stato ipotesi, sentiva boom, boom, perché il suono è più veloce della velocità della bomba, e guardava più o meno e si vedevano questi proiettili. La guerra è meglio parlarne che di esserci. Ah beh, certo, poi se se ne può parlare vuol dire che sì, sì, si è andata avanti. È superato. Purtroppo si è superata. Invece Alba, come l'hai conosciuta? L'Alba, sorella del prete. Oh. Ah. Vicino alla messa, era vicino al campanile della chiesa, no? Conosciuta così. C'è sempre un momento, un motivo per incontrarsi, diciamo, no? La scusa, no, un po' di andare alla messa per vedersi. Beh, allora magari aumenta la fede. Quanti anni è che siete sposati? Il 50esimo l'abbiamo fatto ormai, è del 60, come data, del 60. E dunque 60, del 10 era già 50 anni. Andiamo per 60 anni. Circa 55-56 anni. È troppo. No, 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 finché ci si vuole bene non è mai troppo. No, ho capito, sì, però se erano 30 o 20 anni era meglio, più giovani eravamo, no? Però non eravamo qui a parlare, no Giuseppe? Già. E tutte le cose hanno un pro e un contro. Senti, a che età hai iniziato? Intorno ai 60 anni, mi sembra, a gareggiare, a approcciarti allo sport, all'atletica. È una storia. Dunque, i giochi, lo sport, io parlo per me sempre, la mia esperienza, nasce con quanto eri ragazzino, perché è i giochi che facevi da ragazzo che col tempo li chiamano sport, ma fai quello che facevi da ragazzo. Allora da ragazzo si giocava con gli amici, si correva, si saltava, si faceva chi lanciava più lontano, giocando. E quest'idea del gioco mi è rimasta, anche se la vita ti fa lavorare, ti fa fare altre robe. E è avvenuto che quando ero un po' giovincello, 12, 14, 15 anni, e si guardava questi ragazzi, perché alcuni che avevano la possibilità andavano a studiare, quando ritornavano e tu non andavi perché giustamente occorreva avere qualcosa, i soldi, perché allora non c'era la corriera d'oggi, dovevi dormire, mangiare fuori. Però cosa facevi? Ti piaceva sapere cosa facevano chi faceva sport, anche i ragazzi che ritornavano dalla scuola d'estate, alle ferie,
e sapevano fare sport, sapevano calciare, sapevano correre con le regole, eccetera. E te da loro imparavi qualcosa e giocavi assieme a loro, perché si giocava comunque anche a 14-15 anni, come fanno ancora. E niente, allora hai coltivato quella mentalità sportiva, anche se vedevi solo il Giro d'Italia con le biciclette, vedevi, e c'erano le partite di calcio, facevi, con loro giocavi, ma come sapevi, né alla scuola di calcio, come oggi ci sono. E allora si parlava di sport soprattutto quando tornavano gli amici da fuori. Venuto più grande, se ne sapeva qualcosa di ieri e di oggi, comunque dopo quando è stato possibile andavi anche a vedere, magari sempre con amici, andavi a vedere a giocare a qualcuno, perché erano amici a loro volta. E è arrivata la maniera del lavoro, sullo sport sentivi parlare qualcosa, perché era come, oggi c'è la radio, c'è la televisione, allora se c'era qualcosa sul giornale, ho per inteso dire, io mi ricordo il primo nome dello Sportivo, che ho inteso che aveva vinto in America, come si chiamano, le Olimpiadi da me, in San Francisco. Era l'unico italiano che sentiva Sportivo, l'unico italiano che ha vinto allora. C'era Carnera che faceva la box, Carnera, lo sanno tutti, chi più o meno faceva la box, ma altri sport, questo qui aveva fatto 1500 metri, ha vinto, e se ne è parlato, ma forse dopo un mese che era successo, perché la radio... Che arrivavano tardi le notizie. Sì, arrivavano le notizie, non so come, ma... Era come dire, per passaparola forse era. E si chiamava Beccali, questo signore. Beccali ha vinto così, Beccali qua ha fatto. Si curiosava con Carnera. E come puoi fare a parlare? Se devi curiosare perché non vedi. Sì, devi cercare, no? Devi un cercare po' gli spunti, di capire cosa è successo. Allora, e così si è saputo questo. E si incosava lo sport. Mi ricordo anche che c'era un certo Zavoli, adesso mi sfugge il nome sempre, che raccontava alla radio, il primo radio che c'era, era un esperimento della radio, è più il rumore che la voce, sentivo. Seguiva sto sport e ti sembrava di gioire, però non vedevi, non sapevi, non comunicavi niente. E così lo sport è stato sempre in me. Finito adesso, dopo passata tutta la pensione, venuto fuori, non facendo più niente, non avendo più clienti, non avendo quello che occorreva, ti è rimasta non facevi niente comunque sia. E la pensione, chi va in pensione e lascia anche diciamo, un maresciallo di carabinieri per un'idea, un'autorità, sì, dà da fare, è un sapiente, ne sa e un po' ce ne mette, cosa fa? Lavora la vita. E va in pensione e fa più niente. Cosa fa? Si annoia, così mi annoiavo anch'io. Ma c'avevo l'idea dello sport, con amici andiamo a vedere cosa fanno Tizio e Caio, cosa c'è, i master, quello che facevo io si chiama master. E andavo via con questi ragazzi qui del paese, si andava a Rimini, si andava a Ancona, si vedeva e ci si affezionava a sta gente che facevano, correvano e saltavano. Andando in pensione, annoiandomi allora una volta, oltre a vedere, dice, voglio provare, vedere se ci sono quelli che hanno più o meno la mia età, perché io non devo farlo, se non lo faccio adesso è quando lo faccio. Ecco. Sono entrato dentro con una cine presa come quella per filmare, per vedere, per rivederla anche cosa facevano.
e subito mi ha mandato via perché lì era il mio posto, dovevo andare fuori. E allora ci voleva prepararsi, tesserarsi per e gareggiare per stare dentro. E così ho incominciato, per curiosità sempre. Sempre per curiosità, vedi? Alla fine ritorna sempre la ricetta della curiosità. Sì, la curiosità è sempre lì. E ci ha portato fino ad oggi, quindi siamo... Per fortuna, ecco. La curiosità, per fortuna. Ma anche la volta con entusiasmo c'era l'entusiasmo ancora a 70 anni. Io non mi sento vecchio adesso, figurati quanti avevo 70. Tant'è vero che noi come atleti, noi che gareggiamo a sportivi o meno, sta curiosità è quella che ci dà ancora la volontà di fare, di agire e di essere. Poi dopo trovi amici, anche lì non tutti quanti, ci diamo del tu, perché noi che gareggiamo non è che dici oh lei, ma che lei si è vestito come me, ma tu dove vai, chi sei, noi parliamo del tu. È una bellezza perché non c'è titolo di istruzione, lì c'è l'istruzione. Tutti allo stesso livello, no? Siete tutti amici. C'hai la tuta e sei come me, cosa c'hai? Tutti con la stessa passione, no? L'atletica, il corso. Ci avevamo con noi fino a 2 anni fa un certo Missoni, conoscevi Missoni come nome, quello che fa i pullover. Sì, sì, il famoso Missoni. E lui diceva, perché io parlo che lui faceva queste consigli, era un po' come me, che commentava quello che faceva nel bene, nel male, quello che era, guardandolo dal di fuori. E diceva che ai 90 anni, invece di farli gareggiare, dovrebbero premiarli senza gareggiare, perché è abbastanza se sono presenti. Perché? Perché 90 anni sei un ragazzo, se devi correre o saltare e fare gli esercizi che fai, e ci vuole qualcosa più degli altri per farlo, perché se no non lo fai. Sì, sì. E poi prende un 90enne e dice te devi imparare a correre, ma se non c'è prima di tutto la passione che ha visto, che è cresciuto, non ti risponde nemmeno, no?